Bentornati amici del canale, buon inizio di settimana a tutti, come state, tutto a posto? Io mi sono stato un po' acciaccato, infatti c'è una voce che non è al massimo, sono un po'... mi sto a riraffreddare, ecco, diciamo così, però purtroppo ce può stare adesso con questi sbalzi di temperatura. L'altra sera faceva caldo, poi esci fuori, comincia a piovere e fa il diluvio e te freghi perché se esci un po' leggero, ma vabbè, purtroppo, oramai è così. Allora, sbarbata del lunedì, oggi vado ad utilizzare un prodotto che è un bel po' di tempo che non uso. Di che sto parlando? Crema da barba all'olio di mandorla Cella. Questa qui la fanno in Italia, appunto, è una crema mandorlata. Dentro ha il sego, ovvero il grasso animale, è una delle mie preferite, senza ombra di dubbio. Che ci abbino come per barba? Ci metto proprio l'olio di mandorle. Rasoio, Chavette. Con la treat dentro, quella che ho usato l'altra volta, chiaramente l'ho spezzata. Aftershave Floyd e come pennello Live Brush Omega, questo qui col manico Barber Pole. Allora, pennello ed aftershave, diciamo, li ho fatti scegliere a voi amici del gruppo, tanto così per rendervi un po' più partecipi. E di conseguenza sono contento perché, insomma, era un po' che non usavo tutti e due. Live Brush, l'ultima volta che l'ho usato, mi pare che torno a Natale. Il Floyd ogni tanto mi dà una spruzzata così, però una sbarbata era un po' che non ce la facevo. Allora, cominciamo a mettere l'olio in viso. Io ne conto più o meno 8-10 gocce. Poi vedete voi, a seconda se rimanete troppo unti o se sentite che siete ancora un po' secchi. Là, sta a voi decidere. Mettiamo qualche goccia intanto. 5. Facciamo 5 da un lato e 5 dall'altro. Assaggiatelo bene però questo, eh. Barba che c'è, penso si vede. L'olio di mandorla penso che più che far aprire i pori favorisca solo lo scorrimento della lama. Comunque, io mi ci trovo abbastanza bene. Mettiamo altre 5-6 gocce qui e massaggiamo. Allora, odore chiaramente mandorlato, anche se molto leggero. Mi piace. Non è un odore troppo invasivo. Questo lo potete trovare, ad esempio, da acqua e sapone o comunque catene dei casalinghi. E costa circa 4,50 euro, massimo 5 euro. E non è male. Tanto per cambiare, o quando ecco dovete abbinare fragranze particolari insieme. Diciamo che la mandorla poco ci si abbina, quindi. Olio di mandorla. È stato a posto. No, la sciacquo la mano perché insomma non posso toccare niente così. Prima del Cella, come vedete, ci ho messo un po' d'acqua in modo che si ammorbidisca ulteriormente. Di base è già una crema morbida, però un po' di idratazione male non gli fa. Ai brush crema cominciamo a prelevare. Però ne voglio prelevare poca perché non ne voglio far troppa. Perché dato che con lo sciavette poi devo allungarla e farla un po' più liquida, non vorrei che me ne esce in secchio. Quindi pochi giri stamattina. Ho contati stamattina 25 giri, secondo me sono più che sufficienti per quello che devo fare. Raccolto questa e la metto in ciotola. Ciotola con un po' d'acqua dentro, vedete? Pennello, vedete, solo la punta è leggermente incremata. Procediamo col montaggio. Allora, sto notando che l'eye brush dentro a questa ciotola non lavora bene. Non ve l'ho fatta vedere prima, ma è questa grande. Cioè, la schiuma la fa, non è che non la fa assolutamente. Però, a parte il fatto che sbatte troppo. E poi, forse è più adatta a pennelli grandi, come 48, 98, cavallo. Questo qua non... non ce lo vedo tanto bene dentro. Cioè, ripeto, la schiuma la fa, non è che non la fa, eh. E la sto a fa pure come dico io, un po' acquosa, così almeno scivola meglio il rasoio. Però, una ciotolina più piccola avrebbe lavorato meglio. Quindi, sta ciotola qua, se la vedete, pensate ad utilizzarla esclusivamente con pennelli grandi, perché insomma, se
Secondo me è meglio. Ok, comunque, ripeto, la schiuma è uscita, eccola qua. Scarico un po' il pennello, ovvero passandolo così sul bordo, perché altrimenti poi mado tutto addosso e non va bene. L'olio c'è, perché giustamente quello prima che si assorba un po' ci vuole. Io direi che possiamo cominciare a spennellare. Stamattina sembra che le brush in viso si apra molto molto meglio, non so perché. Boh, ora ha deciso di lavorare meglio. Vedete, se premo. Sì, prima si piega come classico del sintetico, ma poi comunque rimane aperto. Mistero. Tornando sul fattore se ve lo consiglio o meno, l'airbrush non è male. Certo, vedete, piace il sintetico. È chiaro, ci sono diversi sintetici, non è che sono tutti uguali. C'è stata una differenza abissale tra l'airbrush, ad esempio, e il Syntex. Io preferisco come fibra il Syntex perché è più morbido. Però, comunque, l'airbrush di nome più economico costa sui 15 euro, quindi se voi volete levare lo sfizio. Ok, allora, la schiuma è venuta come volevo io, in modo che facilita lo scorrimento dello sciavette. Mi passo l'allume de rocca sulle mani in modo da aumentare il grip e procediamo alla rasatura. Mettetevelo l'allume perché almeno non vi scivola e non vi casca e non vi sventrate. Cominciamo. Ripeto, la matrite dentro ed ecco la prima passata. Ah, ho deciso, faccio ricrescere il pizzetto, così almeno ricambiamo un'altra volta look. La dritta non è che sta a scorrere tanto bene, sento che è un po' strappa. È vero che barba ce n'era, però, insomma. Non so che dire. Proseguiamo intanto. Vabbè, poi la basetta la famo bene dopo. Andiamo da quest'altro lato. Raccomando, cercate di tirare la pelle, specialmente queste zone qua. Ok, prima passata più che soddisfacente. Ripeto, c'ho sempre qualche difficoltà perché mi sono dovuto mettere uno specchietto sotto al telefono sul treppiedi e di conseguenza sono un attimino spaesato perché prima guardavo dritto per dritto e mi ritrovavo io. Invece, boh, è così. Sciacquo e facciamo la seconda insaponata. Allora, dopo la prima passata la pelle è rimasta bella morbida, si sente ancora un po' di olio. È vero che un po' di olio sta pure dentro alla crema, quindi riprendiamo il ciotolone e andiamo di seconda insaponata.
Ok, seconda insalata fatta, eppure è rimasta un po' di crema, quindi dopo se la spalmiamo in viso. Ripasso l'allume de rocca, perché serve, e cominciamo con la seconda passata. Andiamo qua. Devo fare attenzione al baffo. Questa qui era una di quelle famose bollicine che vi feci vedere l'altro giorno. E ancora sta qua purtroppo. Certo, c'è passica la lama sopra, seria rossa, ma è normale. Io penso che sta lama, dopo sta sbarbata, frullo via perché non mi sta proprio a piacere. Sento proprio che strappa, boh, non lo so. Ok, ci rimane solo da rifinire basette, guarda quanto si è arrossata sta cosa. Dicevo, ci rimane solo da rifinire le basette e il pizzetto. Cioè, siamo arrivati al punto che proprio quasi non taglia più, eh. Ok, allora. Leviamolo. E direi sbarbata completata. Allora, adesso riapplichiamo in viso la crema che è rimasta e poi mi sciacquo. La mettiamo e la massaggiamo. La lascio agire un pochino e mi sciacquo e allume. Ok, eccomi tornato dal risciacquo. Adesso mettiamo l'allume di rocca. Ok, allora sento dei bruciori qua. Qua sotto, lungo la linea della mascella. Perché però? Perché se avete visto bene, ho dovuto fare qualche passatina di troppo. E di conseguenza la pelle ne risente. Tutta colpa della lametta che non voleva tagliare. Sono arrivato al punto che stava rifinire le basette che manco tagliava più, quindi. Era proprio arrivata. Strano perché era la seconda sbarbata questa. A parte qua, zero. Quindi diciamo dai, ce lo sta. Lasciatela agire un po' e poi vi risciacquate con acqua fredda. Ok, una volta sciacquato è il momento del Floyd. Eccolo qua. Mi raccomando. Occhi chiusi, se no. Bella botta. Bella botta proprio. Mi ci voleva, era un po' che non usavo. Buono, 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 buono. Ti fa tornare proprio indietro. Allora, raga. Giudizio sulla sbarbata. Olio. E crema si comportano bene. Ripeto, il Cella è uno dei miei preferiti, quindi mi piace. Se la trovate, prendetela. Lo Chavette ogni volta a utilizzarlo mi ci diverto, però con la lama giusta.
Oggi la Drit bocciata assolutamente, bocciata proprio del brutto, eh. Mi ricordo tempo fa la usai sul rasoio di sicurezza, ma no nello scorso video. Qualche tempo fa, un mesetto fa, e non mi ha dato nessun problema. Pure l'altra volta si è comportata benino, ma qua proprio no, assolutamente. Pennello che come al solito si fa la parte sua, perché insomma... Dico che il ciuffo è tosto, del qua, del là, che il Syntex è più morbido, però comunque, in fin dei conti, lavora bene. Quindi, e poi, diciamo che è molto molto bello esteticamente. Regà, allora, come vedete la sbarbata è finita. So, bello liscio, anche in contropelo so abbastanza liscio. Infatti, sembra che levo quasi tutto con due passate di sciavette rispetto al rasoio di sicurezza. Ma perché? Perché chiaramente è più aggressivo. Quindi leva molto di più. Regà, allora, io chiudo qua. Mi raccomando, continuate a seguirmi, rimanete collegati col canale, in descrizione lascio, come sempre, il gruppo Facebook. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!